Allora io direi che possiamo cominciare, sono le 3:15, forse qualcuno ha avuto problemi ad arrivare oggi per il nubifragio, però direi di cominciare perché sennò poi sforiamo troppo con i tempi. Allora io sono lietissima di presentarvi la collega Donatella Troncarelli, che è professore associato di linguistica italiana all'Università per Stranieri di Siena e ha una enorme, vastissima competenza nell'insegnamento dell'italiano in tutte le sue forme, a tutti i livelli. Grazie. È vero, è una, fra l'altro un insieme di competenze abbastanza rare ancora nel mondo accademico italiano. Donatella Troncarelli si è appunto occupata dell'insegnamento dell'italiano. Ultimamente direi, soprattutto vista la sede dell'Università per Stranieri, si è occupata dell'insegnamento, sia della formazione degli insegnanti che poi si occupano dell'insegnamento dell'italiano come lingua seconda, sia dell'insegnamento a studenti universitari non madrelingua. Insieme a Pierangelo Ardiadori e a Massimo Palermo, che abbiamo ascoltato la settimana scorsa, è autrice del manuale di didattica dell'italiano L2. Vi dicevo, un manuale di riferimento per questo ambito, che però è fuori commercio, ma verrà ripubblicato a giugno, sì, quindi ci siamo quasi, con il titolo di Insegnare italiano come seconda lingua. Uscirà per l'editore Carocci di Roma. Donatella Troncarelli è responsabile del corso di laurea Lingua e Cultura Italiana per l'insegnamento a stranieri e per la scuola, quindi un corso di laurea specificamente dedicato alla formazione degli insegnanti in questo senso, ed è anche direttrice del Master Elias, cioè e-learning per l'insegnamento dell'italiano a stranieri. Quindi, chi meglio di lei ci può parlare della comprensione del testo espositivo da parte di alunni non italofoni? La ringrazierei e le cederei la parola. Allora, grazie per la presentazione. E, vabbè, mettiamo subito nel vivo dicendo che innanzitutto svolgiamo la lezione in maniera dialogica, perché non conoscendovi potrei dire tante cose che io do per scontato, che invece che per voi sono cose che andrebbero approfondite, quindi vi prego di fermarmi quando volete, di intervenire e di chiedere eventuali approfondimenti. Allora, partiamo, se riesco a fare partire, ecco, con la prima slide a tutti nota, perché ho preso alcune slide da una vostra fonte, che indirettamente è anche la nostra, diciamo, l'annuario statistico del MIUR, dove sono presentati i dati sulla presenza degli alunni stranieri. Solo per dire che la presenza degli alunni stranieri rappresenta ormai una costante, come vedete anche nell'anno scolastico 2013-2014 le iscrizioni sono... Ci ritroviamo, in effetti possiamo dire che la presenza degli alunni stranieri è un dato strutturale della scuola italiana. Quello che emerge di novità in questi ultimi anni è l'italiana nata in Italia. Come vedete, la scuola primaria ormai è al 43,9%, la scuola secondaria di primo grado, dove cioè nel vostro livello l'istruzione, solo il 15,5. Però questo per dire che la presenza degli alunni stranieri è un fenomeno non definito, non definibile completamente, proprio perché in continua trasformazione. Quindi delle esigenze che abbiamo oggi non le avremo più magari tra 2 o 3 anni, perché i bambini, che il 43% che arriveranno nella scuola media, avranno delle competenze e dei profili completamente diversi dai ragazzi che avete oggi. No,
che il 45% degli stranieri che sono alla primaria, il 43,9%, sono nati in Italia. Degli stranieri? No, allora, la popolazione della primaria è divisa già in due unità, gli stranieri e chi ha nazionalità italiana. Tra gli stranieri, quindi quasi la metà, sono nati in Italia. Questo dato che cosa ci dice? Ci dice che sono quasi italofoni, perché anche, cioè non sono italofoni perché chiaramente vivono in una condizione particolare, perché sono comunque sicuramente bilingue dalla nascita, perché dipende da tantissimi fattori, in quale comunità vivono, quanto la loro comunità è estesa, e se sono il primo figlio, il secondo figlio, il terzo figlio, cambia moltissimo il tipo di competenza che si può acquisire. Però sicuramente non sono il tipo di alunni che sono arrivati e sono stati, hanno avuto una socializzazione primaria in una lingua, in un altro paese, eccetera, e poi si sono ritrovati in Italia, per cui l'italiano è stato appreso in un secondo momento, che rappresenta un'altra tipologia di alunno. In questo momento, comunque, la parte che ci interessa, la parte della secondaria di primo grado, vedete, è ancora molto ridotto, i ragazzi nati in Italia, 15,5%, quindi questo significa che la quota rimanente è una quota dove sono rappresentati una serie di profili, da ragazzi che da piccoli sono arrivati, ragazzi che sono neoarrivati, quelli che hanno già frequentato qualche anno in Italia, con livelli di competenza molto variabili dell'italiano. Naturalmente insisto sempre sul discorso, dipende anche, cioè sono tantissimi fattori che entrano in gioco. Se si prende un bambino, un ragazzino cinese nato a Prato, non impara l'italiano, perché ha una comunità alle spalle talmente forte che i bisogni di utilizzazione della lingua italiana sono pochissimi, e quindi anche i contesti di comunicazione e la motivazione ad apprendere è bassissima. Mentre invece anche un bambino neo arrivato in una comunità che si inserisce in una comunità dove non c'è lingua d'origine, non ci sono legami parentali, eccetera, imparerà molto più velocemente, perché non ha nessun altro modo di socializzare con il mondo esterno alla famiglia che la lingua italiana. Quindi le variabili, per dire, sono moltissime. In linea generale possiamo dire che quindi la maggioranza dei ragazzi che frequentano i vostri corsi hanno questa tipologia di profili. Possono essere molto competenti in lingua italiana perché è nati in Italia, possono avere una competenza invece di livello più basso o addirittura bassissimo se sono di immigrazione recente. Il dato generale che ha fatto già vedere Massimo Palermo, di cui teniamo conto, è il fatto che vedendo appunto la missione alla classe successiva, quindi già dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado, i ragazzi stranieri hanno una percentuale di successo molto inferiore a quella degli alunni italofoni. E questo è il dato che noi cerchiamo di gestire attraverso le iniziative e attraverso appunto anche l'interesse dei docenti di migliorare le pratiche didattiche per poter portare tutti verso esiti, diciamo, non identici ma simili. E sulla base di questo c'è da fare una riflessione, cioè che molto in Italia abbiamo fatto sulla prima accoglienza dello studente, tutte le scuole oggi hanno i protocolli di accoglienza che definiscono come il ragazzo straniero deve essere accolto, sono state fatte numerosissime iniziative con laboratori di sostegno per poter portare il ragazzo a un certo livello di competenza, molto meno è stato fatto per quanto riguarda la fase successiva, cioè quando il ragazzo arriva a un livello di competenza buono, che cosa succede? Questo ragazzo è in grado di gestire in maniera autonoma il proprio studio in lingua italiana? La risposta è sicuramente no. Ci sono moltissimi studi, lo studio più famoso in questo senso sono quelli condotti da Cummins in Canada sui bambini migranti, sull'insuccesso, ha studiato molto le cause dell'insuccesso dei bambini migranti che si trovano nel caso particolare anche in una situazione di bilinguismo nel paese ospite, e lui ha distinto due tipi di competenza: una competenza che è una competenza di base, quella che ha chiamato appunto Basic Interpersonal Communication Skills, che si raggiunge nella L2
nell'interazione con gli altri, che è relativamente rapida, che può arrivare anche a competenze quasi native, cioè un bambino portato in un paese ospite impara, interagendo con gli altri attraverso la scuola, eccetera, anche a diventare un quasi C2, C1, C2, avete parlato con Massimo Palermo dei livelli di competenza delle lingue straniere, quindi un livello massimo, un livello massimo, un livello C2, nella interazione, nella comunicazione quotidiana. Ma per raggiungere quella che lui chiama la Cognitive Academic Language Proficiency, cioè la capacità di gestire lo studio in lingua straniera, secondo le stime di Cummins ci vogliono dai 7-9 anni di permanenza nel paese ospite. Prego. Questo è un fattore molto importante, no? L'alunno straniero sicuramente non ha la famiglia che lo sostiene. Sì, questo è un fattore molto importante. È stato sempre un fattore di discriminazione sociale. Chi è a casa, chi lo può aiutare? Sì, come nel passato, quando non eravamo italofoni, voi lo eravate perché eravate toscani, il resto d'Italia no. Quando non eravamo italofoni, chi aveva una famiglia che sosteneva era italofona, era chiaramente molto più brava a scuola di chi aveva una famiglia meno facoltosa e meno italofona. E adesso invece si riscontra con gli alunni stranieri, esattamente la stessa cosa. L'alunno straniero non ha chi lo aiuta e quindi ha difficoltà, ma questa difficoltà di acquisire le capacità per gestire la lingua di livello, quello che in inglese viene chiamato di livello accademico, noi potremmo dire di ambito educativo, con una possibile traduzione italiana, è una cosa comunque che non riguarda solo l'alunno straniero, riguarda anche l'alunno italiano e che ci portiamo dalla scuola primaria fino all'università. Noi facciamo il laboratorio di scrittura perché insegniamo ai nostri studenti come si gestisce la comunicazione accademica scritta. In quel caso accademico anche in italiano è appropriato, no? Perché ci sono delle abilità legate alla competenza linguistica che continuano a evolversi nel tempo, non c'è una soglia di entrata nel livello superiore di competenza, ma c'è una progressione di sviluppo che su diversi tipi di abilità, no? Il quadro, su questo per esempio il quadro comune europeo è molto, secondo me, spiega molto bene che il fatto che la competenza non è unidimensionale, ma ha moltissime dimensioni. Noi sappiamo fare molto bene alcune cose anche nella nostra lingua madre e alcune cose no. Cioè possiamo essere degli ottimi parlanti ma dei mediocri scrittori, oppure possiamo essere degli ottimi scrittori e dei mediocri parlanti, o comunque nei domini d'uso della lingua potremo, al di là delle abilità, potremo essere degli ottimi parlanti in alcuni domini d'uso mentre molto meno bravi in altri domini d'uso della lingua. Quindi se noi tutta la nostra vita, no, in qualche modo ci muoviamo dentro a questo fluttuazione di competenze che in qualche modo cerchiamo sempre di migliorare anche da adulti. Quindi il ragazzo straniero si trova in questa situazione per cui deve riuscire a gestire questo. E un po' nella scuola questo è successo, cioè li portiamo a un livello di interazione elevato, però interazioni in alcuni domini d'uso, il dominio personale, il dominio pubblico, un po' del dominio educativo, ma non riesce ad avere la padronanza adeguata per gestire la comunicazione in ambito educativo. E per questo la giornata di oggi è centrata sul test espositivo, perché
Nella comunicazione didattica noi comunichiamo soprattutto attraverso testi espositivi, appunto dopo c'è una slide di sintesi sui generi testuali assunti dal testo espositivo, noi la lezione è un testo espositivo, il manuale di studio è un testo espositivo, la relazione, la tesina, la voce enciclopedica, eccetera, eccetera. Il testo espositivo è una particolare tipologia testuale che incontriamo solo in certi ambiti, cioè il ragazzo prima di venire a scuola non incontra testi espositivi, lo incontra soltanto in ambito scolastico, specialmente i testi scritti espositivi, che hanno delle caratteristiche ben precise, qui nella slide sono riportate la sintesi delle caratteristiche che enuclea Cristina Lavinio. Innanzitutto ha un focus sulla scomposizione e composizione dei concetti e quindi si basa sulla capacità di analizzare e sintetizzare i contenuti del testo e poi anche sulla capacità di individuare come è strutturata l'informazione e le relazioni che ci sono tra le diverse parti e le funzioni che queste parti assumono nel testo. Quindi non è un testo semplice, è un testo complesso, se voi pensate, completamente diverso dal testo narrativo con cui confrontiamo i bambini fin dalla nascita, con la favola, nella scuola elementare, eccetera, eccetera. No? Il bambino arriva fino all'età di circa 8 anni, confrontandosi soprattutto con testi narrativi. E poi piano piano inizia a confrontarsi con altri generi di testi, prima il sussidiario e poi nella scuola media con il testo espositivo. Quindi in questo incontro che cosa faremo tra me e Matteo Lagrassa? Prenderemo in esame quali sono le principali caratteristiche del testo espositivo, individueremo quindi le abilità e saper fare che sono necessari ad un alunno per gestire il testo espositivo, sia dal punto di vista della comprensione sia dal punto di vista della produzione, e poi faremo una riflessione sulla modalità di rendere maggiormente accessibili i testi agli alunni stranieri, a volte anche agli alunni italiani abbiamo necessità di farlo. Allora, quali caratteristiche ha il genere manuale scolastico? Perché ci focalizziamo sul manuale? Per le ragioni che ha detto poco fa la collega. Perché il manuale è ha un ruolo importantissimo nell'apprendimento dell'alunno straniero. Perché? Per due fondamentali ragioni. Una è quello che non ha una famiglia dietro. Quindi il ragazzo, quando torna a casa, l'unico strumento che ha per poter studiare e riprendere quello che è stato detto a lezione è il manuale di studio. Quindi il manuale ha molta più importanza che per un alunno italiano. E poi ci sono altre due motivazioni. Siccome non gestisce bene la lingua, il ragazzo non è capace di prendere nessun tipo di appunto. Potrebbe avere difficoltà di memorizzazione. Io, per esempio, ho difficoltà di memorizzazione quando leggo in un'altra lingua. Io leggo e scrivo fluentemente l'inglese, ma se io studio lingua inglese e non prendo appunti, chiudo il libro e non mi ricordo nulla, perché evidentemente la mia mente è abituata a memorizzare in un certo modo, appoggiandosi sulla lingua italiana e non su un'altra lingua. E questo è uno dei problemi che potrebbe riscontrare il ragazzo. Viene a lezione, ascolta, ma chi ci dice che quando torna si ricorda tutto? Quando torna a casa e poi quando viene alla lezione successiva. L'altro problema è il fatto che la lingua orale non riusciamo a fermarla, o gli consentiamo di registrare la nostra lezione o altrimenti non ha possibilità di riflettere, di capire una parola. Invece il testo scritto ha la possibilità di essere manipolato, di trovare dei sostegni per la decodificazione e quindi rappresenta l'elemento principale attraverso il quale il ragazzo può studiare, arrivare allo studio. Quale caratteristiche ha il manuale scolastico? Innanzitutto, come tutte le trattazioni di natura scientifica, questo riporta un sapere scientifico, ha un orientamento a presentare i contenuti in modo oggettivo e neutrale, cosa che il ragazzo non è abituato a fare perché il testo narrativo è al contrario, racconta le emozioni delle persone, racconta storie basate sull'io narrante e qui l'io narrante sparisce.
L'organizzazione interna è organizzato in sezioni tematiche, abbiamo i paragrafi, i sottoparagrafi, la parte, il blocco che compone il paragrafo, eccetera, eccetera. Lunghezza, naturalmente, no? Le diverse partizioni sono molto lunghe. Presenza di alcuni elementi paratestuali, come le immagini, i grafici, nelle altre materie anche le formule. La presenza di supporti allo studio, fortunatamente, alla comprensione, come schemi, glossari, attività. E l'utilizzazione di varietà diafasiche della lingua, cioè i manuali parlano una lingua che non è la lingua, non è l'italiano neostandard, non è l'italiano colloquiale a cui il ragazzo è abituato, ma una varietà che deve imparare anche linguisticamente a gestire. Una varietà che ha, ora questo sì, non l'avevo previsto, che ha una, come ci dice Cortelazzo, una dimensione verticale, cioè i linguaggi specialistici, che sono i linguaggi delle discipline, vanno dalla comunicazione tra specialisti, che è chiaramente caratterizzata dal massimo delle convenzioni espositive che vengono utilizzate per la trattazione di quell'argomento, all'esposizione di contenuti di specialistici a fini didattici, che invece presentano solo alcune di queste caratteristiche, alla divulgazione di argomenti specialistici, per esempio attraverso i mass media. No? Accendiamo la televisione, abbiamo un programma di medicina, però non è lo stesso modo di parlare di medicina come possono fare due addetti ai lavori, o come si può fare nella facoltà di medicina. L'unico problema qual è? Poi c'è un altro, Altieri Biagi appunto diceva che c'è anche il grado della formalizzazione per le scienze, che hanno anche un parlare attraverso le formule, la matematica, la chimica, la fisica, eccetera, eccetera. Il nostro linguaggio che usiamo noi non l'abbiamo. Però l'esposizione dei contenuti specialistici a fini didattici, anche questo, diciamo, questo settore costituisce un continuum, perché non si può parlare a un ragazzo di prima media come si parla a uno studente universitario, cosa che però sembra così banale, però molto spesso nella redazione dei volumi si dimentica, perché non c'è una grande differenza nella strutturazione dell'informazione se non il fatto della lunghezza del testo. Il testo è molto più ampio, contiene molto più cose per il livello universitario, un po' meno per il livello delle scuole medie, della scuola di secondaria di secondo grado e per quella di primo grado. Però non c'è una reale differenziazione in altri aspetti. Che cos'è che rende particolarmente questa slide la leviamo velocemente, era quello sui generi ascrivibili al testo espositivo. Ne abbiamo già detto. Quali sono quindi le caratteristiche che differenziano la lingua utilizzata nella trattazione delle discipline da quelle invece che utilizziamo nella quotidianità? Innanzitutto i primi tre aspetti sono correlati l'uno all'altro. La neutralità emotiva, abbiamo detto, l'essere scientifico significa far sparire l'io, quindi devo usare una serie di strutture che non fanno emergere chi è che compie le azioni e quindi sono più complesse da capire rispetto a una narrazione che risulta molto più semplice, perché c'è sempre un agente esplicito che viene nominato all'interno del testo. Qui c'è un agente di fatto assente che compie le azioni. Passo al 3 per ritornare poi al 2. L'impiego di lessico tecnico specialistico. Nelle discipline si deve usare un lessico particolare, perché parliamo di oggetti o di concetti particolari che non hanno nulla a che fare con la vita quotidiana. Questo comporta una certa precisione semantica, perché io trattando un argomento specifico non posso non posso essere vago. In fonetica un fonema è un fonema e un fono è un fono, non hanno sinonimi e non sono intercambiabili l'uno con l'altro, perché ho bisogno di identificare con precisione un determinato elemento. Inoltre vengono impiegati particolari generi testuali, ci rimanda alla slide precedente, ma anche particolari modalità di organizzare il testo. Appunto, il testo espositivo è diviso in capitoli e paragrafi, ma un testo argomentativo non ho detto che lo sia.
Il testo espositivo comprende naturalmente anche parti argomentative, però un testo argomentativo che potrebbe essere, non lo so, una relazione depositata dall'avvocato in tribunale per sostenere la tesi del cliente non è divisa in paragrafi, mentre invece il testo espositivo sì. Inoltre l'uso accentuato di alcune strutture, ora vedremo alcuni esempi, e un particolare impegno della morfologia, perché i linguaggi specialistici spesso creano nuove parole necessarie per designare nuovi concetti attraverso le possibilità strutturali della lingua, quindi meccanismi di derivazione e composizione. Poi dopo, se rimane un minuto, vi metto una slide dove vedete quante parole si possono creare a partire da epato con meccanismi di derivazione e composizione in italiano. Circa una pagina di composti e derivati. Allora, il lessico. Che cos'è che rende questo lessico così particolarmente ostico? Il fatto che noi comunichiamo, no? La stratificazione nell'uso del lessico italiano, rifacendosi agli studi fatti da De Mauro, noi riusciamo a comunicare con pochissime parole. Il vocabolario fondamentale, le parole con più alta frequenza nella comunicazione di tutti i giorni, sono circa 2500. Aggiungendo il vocabolario di alto uso, cioè quello che le persone con un livello un po' più elevato di istruzione utilizzano oltre a quello fondamentale, e quello di alta disponibilità, cioè le parole che riconosciamo però non usiamo nella produzione attiva, raggiungiamo circa 6.500 parole. E con queste 6.500 parole copriamo più del 90%, quasi il 100% dei discorsi della vita quotidiana. Ma per parlare delle discipline, questo non ci basta più. Abbiamo bisogno del lessico comune, che comincia a contenere 47.000 vocaboli. Ci muoviamo in una massa enorme. Questo spiega già una delle differenze, perché un ragazzo che sembra che sappia parlare italiano poi invece non riesce a parlare, non riesce a gestire il linguaggio disciplinare, perché un conto è conoscere una buona parte di 6.500 vocabili, un conto è conoscere una buona parte di 47.000, ma non basta. Non basta, perché le lingue delle discipline si collocano, ora qui non si vede perché ho fatto il colore giallo, si sovrappongono, aspettate che lo cambio perché è importante la sovrapposizione. Cambio un attimo il colore. Non mi esce più. Esco. Che colore la facciamo? O ancora più, così si vede le sovrapposizioni, non tanto. Facciamo più scuro? Più o meno, sì, adesso si vede. Sì, si devono sovrapporre perché ci sono delle zone di sovrapposizione, cioè le lingue delle discipline sono lingue che sono al di fuori del lessico comune, però si sovrappongono perché c'è una continua, il fatto che noi attraverso i mass media, appunto la divulgazione, parte del lessico di questi linguaggi sono conosciuti, e quando noi ci muoviamo anche in ambito didattico nel vocabolario delle discipline ci muoviamo lungo questo percorso, perché chiaramente non andiamo verso il centro del vocabolario che è per specialisti, no? Se lo vediamo come una dimensione, una sfera invece che un cerchio, se il linguaggio lo vedessimo come una sfera, la parte più esterna è quella un po' conosciuta da tutti, invece la parte più interna, più si va verso lo specialistico e più è per addetto ai lavori. Però questa parte in parte è in sovrapposizione con lessico comune. E quindi il ragazzo deve imparare a muoversi dal punto di vista lessicale entro queste dimensioni, altrimenti non riesce a gestire la comunicazione. Un esempio invece della difficoltà sintattica. La difficoltà sintattica può essere
a tanti livelli. Innanzitutto il fatto che la stratificazione della frase è diversa nella lingua comune e nel linguaggio che utilizziamo nella lingua scritta, ma in particolare in queste tipologie di testi, perché con Matteo sono qualche anno che abbiamo un progetto di ricerca dove analizziamo i manuali scolastici, però abbiamo analizzato i manuali delle scienze dalla scuola elementare alla scuola superiore, messi a confronto. Che cosa accade? Che per esempio nella scuola elementare è molto controllato sia il lessico che la strutturazione sintattica, invece man mano che si sale di livello, nella scuola superiore noi possiamo trovare addirittura subordinati di quarto grado e delle strutture poliproposizionali, cioè una stessa frase contiene 6-7 proposizioni. Quindi una lingua che è molto dal punto di vista strutturale difficile da gestire. Oltre a quello, un fenomeno che caratterizza tutti i linguaggi specialistici, il potenziamento del ruolo del sostantivo. Il potenziamento del ruolo del sostantivo, che cosa succede? Viene cancellata una subordinata e al posto di una subordinata abbiamo una struttura nominale. Questo rende la frase di superficie estremamente semplice, quindi è ingannevole, perché non ci rendiamo conto che in realtà questa semplicità superficiale nasconde una complessità di natura logica, perché crea degli effetti l'uso di strutture nominali. Innanzitutto aumenta la densità lessicale del testo, e siccome il lessico è specialistico, questo può comportare dei problemi. Lì c'è un esempio tratto da un manuale di scuola superiore di diritto del lavoro. La percezione dell'integrazione salariale non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Quindi una serie di strutture che hanno cancellato le subordinate. La percezione dell'integrazione, si può dire del salario invece del salario, non comporta che si instauri un rapporto di lavoro subordinato. È stato cancellato. È stato utilizzato un nome al posto di una subordinata. Questo incide poi sull'aspetto morfologico. Dobbiamo saper gestire la morfologia, perché vengono fuori appunto il salariare, l'instaurazione invece di staurare, eccetera. E appunto elimina le strutture, dando vita a queste strutture paratattiche apparentemente più semplici, perché non danno una stratificazione della lingua. Però aumenta chiaramente la densità e la complessità sintattica. Che cosa succede? Succede che, quali sono i risvolti, specialmente per un alunno straniero che ha difficoltà di comprensione? Che eliminando le subordinate vengono eliminate, cioè appunto è solo apparente la semplicità, perché vengono eliminate, quando c'è la subordinata esplicita, io ho un connettivo che è il segnale della funzione logica della frase. Se io questo lo elimino, alla fine frasi che hanno la stessa struttura invece rimandano a significati completamente diversi, e invece la relazione forma-funzione per uno straniero è fondamentale. Infatti imparano prima ciò che, dico si impara perché anche noi nelle altre lingue, ciò che è trasparente, cioè che ha un legame visibile e non ambiguo tra forma e funzione. Le forme più trasparenti sono quelle che si apprendono per prime. E qui c'è un esempio, no? Il magma, quando risale, può in genere ristagnare in un bacino magmatico o camera magmatica a debole profondità. In genere la sua risalita, il magma può ristagnare in un bacino magmatico o camera magmatica a debole profondità. È stata cancellata la subordinata temporale. Ho spento tutto. Allora, e gli altri due esempi sono due esempi di come una struttura nominale può rimandare a significati completamente diversi. La dilatazione termica è la dilatazione causata dal calore, e la trasformazione energetica è invece la trasformazione dell'energia, non la trasformazione causata dell'energia. Quindi il rapporto forma-funzione si perde completamente con le strutture nominali. Questo è uno dei problemi. L'altro è la forma passiva. Siccome abbiamo bisogno della spersonalizzazione, ci sono molte forme passive che sono più complesse da apprendere delle forme attive.
Ora soltanto una piccola nota che mi è venuta in mente, no? Voi sapete che ci sono degli studi sull'acquisizione delle lingue seconde e quindi anche sull'italiano e degli diversi stadi che tutti gli apprendenti attraversano indipendentemente dalla lingua di partenza. Le sequenze acquisizionali per l'italiano ci dicono che la forma attiva viene appresa prima della forma passiva, ci dicono che le coordinate sono apprese prima delle subordinate e che le subordinate argomentali sono apprese prima delle altre subordinate. Quindi abbiamo tutta una sequenza di acquisizione. Più quindi andiamo su una articolazione sintattica complessa e meno è gestibile, non è proprio nel percorso naturale di apprendimento dell'alunno, non riesce a gestirlo perché non riesce a non è ancora nella fase di sviluppo della L2 che gli consente di processare questo tipo di lingua. Poi c'è un altro problema, cioè ce lo ricorda appunto Umberto Eco in Lector in Fabula, no? Un testo, come appare nella sua superficie, una manifestazione linguistica, rappresenta una catena di artifici espressivi che devono essere attualizzati, interpretati dal destinatario. Poiché deve essere attualizzato, un testo è sempre incompleto. Un testo in tessuto di spazi bianchi, di interstizi da riempire. Un testo vuole che qualcuno lo aiuti a funzionare. Qualunque testo per vivere ha bisogno della cooperazione interpretativa del lettore. Che cosa significa? Che non basta conoscere la lingua. Anche, a volte posso sapere anche poca lingua di quello che è nel testo, ma ho bisogno di altri elementi per poterlo interpretare. Di che cosa ho bisogno per poter interpretare un testo? No? La comprensione è appunto un processo interattivo, noi abbiamo bisogno dell'informazione linguistica, se mi danno un testo in Swahili e io non ho mai studiato Swahili, non ho alcun elemento per poterlo interpretare. Ma se mi danno un testo in portoghese, io non ho mai studiato il portoghese, però sono un parlante di lingua romanza, anche se alcuni elementi linguistici, se io ho informazione contestuale, per esempio so a che cosa si riferisce questo testo, oppure a chi è destinato questo testo, eccetera, oppure ho un'informazione cotestuale, ho letto una parte precedente del testo, per esempio in italiano, io ho degli elementi che mi permettono, nonostante le limitate informazioni linguistiche, di elaborare e comprendere questo testo. Che cos'altro, perché lo comprendo? Perché ho capacità di anticipare le informazioni, di fare inferenze su quello che lo scrittore abbia voluto intendere indipendentemente da quello che in realtà è scritto, mi baso su delle determinate cose. È importantissima anche l'enciclopedia, nel senso la conoscenza del mondo che ho. Cioè tutti noi siamo parlanti di lingua italiana, ma se tutti insieme in questo momento ci mettiamo a leggere un trattato di astrofisica, nessuno di noi capisce nulla, anche se capiamo magari molte delle parole che sono state utilizzate per costruire questo testo, perché non abbiamo la conoscenza enciclopedica che ci consente di farlo. Provenire da un'altra cultura significa anche questo, non avere la conoscenza enciclopedica per poter innanzitutto gestire la comunicazione quotidiana, perché magari la mia cultura è così lontana. Ma essere un ragazzo, questo anche per gli italiani, nel senso degli italofoni, bisogna sempre capire qual è la competenza enciclopedica dell'alunno, se determinati concetti si poggiano su altri concetti che ne permettono la capacità di poter elaborare l'informazione con cui viene a contatto. Poi vi faccio un esempio, vi ho portato appositamente un libro che non fa questo, un libro di testo della scuola media. Allora, quali fattori facilitano l'apprendimento? Innanzitutto una densità lessicale ridotta. Quando noi troviamo dei testi, e quindi un elemento su cui dobbiamo fare attenzione quando scegliamo il libro di testo, la densità lessicale ridotta significa un minor numero di termini nuovi e una maggiore capacità di elaborare l'informazione. Il riferimento alle preconoscenze che l'alunno impiega per accedere ai nuovi contenuti. Vi faccio l'esempio del libro che ho portato. Questo è un libro di geografia per la scuola media, che non so, forse qualcuno di voi adotta anche o conosce. Questo ha già 3 o 4 anni perché è il libro di geografia di mio figlio. Allora, all'epoca
della riforma Moratti, le case editrici hanno sfornato in brevissimo tempo tantissimi testi nuovi sulla base delle indicazioni per il curriculum. Nelle indicazioni per il curriculum troviamo cartografia, ma il fatto che sia indicata come primo elemento non significa che deve essere fatto per primo, perché le indicazioni non sono un programma, e perché poi vanno calibrate con le conoscenze che lo studente, le preconoscenze che deve avere. Se un ragazzino di prima media, avete idea che cosa studia in matematica? Che tipo di divisione sa fare? Divisione a due cifre. Vi leggo soltanto questo, poi se volete vi leggo uno ancora più bello, che è: impara a calcolare quale distanza c'è tra il Duomo di Orvieto e la Rocca. Per fare questo, che cosa devi fare? Applica la proporzione. Non sa che cos'è la proporzione. 1,9 sta a 2,50 uguale a 4,9 sta a x. Svolgendo la formula trovi che sta a 645 metri. E già questo è difficile, perché se io non ho il concetto matematico, che cosa mi serve questo? Forse non era meglio fare cartografia in terza media piuttosto che in prima media? Un altro, che ve lo posso anche non leggere, ve lo posso raccontare, sui meridiani e paralleli, spiega come si calcolano i meridiani e paralleli, e io stessa, quando studiavo per aiutare mio figlio, leggo, non riuscivo a capire. Vado su internet e capisco perché non si capiva. Perché significa devi conoscere come una sfera viene proiettata su un piano, allora puoi capire come si calcola un meridiano e un parallelo. Il che è assurdo in prima media, non si può fare una cosa del genere quando tu non hai fatto ancora le figure solide, deve arrivare alle figure solide, quindi significa che non c'è un'enciclopedia, e io questo lo posso arrabbiarmi quanto voglio che gli studenti, che i ragazzi non hanno imparato niente, non hanno i mezzi per poterlo fare, perché è fondamentale, anche se è scritto senza densità lessicale, con un italiano semplice, eccetera, quella parte di Orvieto è scritto in un italiano semplicissimo, ma non ho le preconoscenze che mi permettono di calcolare qual è la distanza e di capire quindi il concetto fondamentale, che è quello della rappresentazione grafica di una distanza, no? Quindi quello che è la base della cartografia. Scusa, c'è lo stesso problema per le lingue straniere. Certo, perché siamo abituati a pensare alle discipline come una sorta di compartimento stagno. Io insegno la mia disciplina, ma l'individuo però è unico. Noi lo insegniamo, ma loro l'apprendono, e quindi dovendolo apprendere, porsi il problema di quali conoscenze siano già disponibili e quali invece non lo sono è fondamentale. Perché poi la possibilità di usare il contesto e il paratesto. Il paratesto, cioè l'insieme di immagini, titolazioni, eccetera. Perché quando noi non conosciamo una lingua, quando la conosciamo non ci facciamo caso. Noi prendiamo un manuale e forse neanche guardiamo le figure. O forse diamo per scontato che abbiano un valore estetico. Ma chi non conosce la lingua invece fa molto affidamento su ciò che non è linguistico o su ciò che è paralinguistico. Quindi un manuale che utilizzi delle immagini che possano esemplificare qualche concetto che è all'interno del testo è molto più appropriato di un manuale che ha soltanto immagini di funzione estetica o di informazione aggiuntiva, perché non si crea una ridondanza dell'informazione che possa aiutare chi la lingua non la capisce. Inoltre, come vengono esemplificate e definite nuove parole? Ci sono varie modalità, poi magari Matteo, se volete approfondire con lui, perché lui ha osservato in particolare come vengono definite le nuove parole nei manuali. Ci sono delle modalità che sono molto più efficaci e delle modalità invece che sono molto meno efficaci nel definire il nuovo termine che il ragazzo incontra. Il rinforzo lessicale, cioè questa parola compare una sola volta oppure ricompare tante volte in contesti diversi, perché più volte compare in contesti diversi, più
è facile comprenderne il significato nel senso di tutte le accezioni che può avere e anche i contesti d'uso e anche la possibilità di memorizzazione e infine la possibilità di manipolare il testo. Il testo espositivo è un testo particolare anche per questo, perché è un testo che ha una grande intertestualità. Che cosa significa? Chi lo scrive innanzitutto ha letto tantissime altre cose che hanno portato alla stesura di questo testo, ma chi lo riceve fa anche riferimento a una serie di altri testi. Il testo che sto producendo adesso io è un testo espositivo orale che voi, ognuno di voi sta rimettendo in relazione, interpreta sulla base di tutti i testi, di tutti orali e scritti che trattano un argomento simile. Ma non solo, qualcuno di voi sta prendendo, lo sta già manipolando in un altro modo, sta prendendo appunti, quindi riprende il testo e lo rimodifica. Quindi il testo espositivo è sempre legato a un altro tipo di testo che è nella mente dell'ascoltatore o del lettore o che è nella produzione dell'ascoltatore lettore, oltre di chi l'ha prodotto. Quindi quali sono, scusate non ho finito, di conseguenza manipolare il testo che significa dare la possibilità di riflettere nuovamente sul testo, di appropriarsi anche di forme oltre che di concetti che servono per veicolare determinati concetti. Quindi quali sono gli aspetti critici del manuale? Innanzitutto un manuale dove non c'è controllo lessicale, dove l'autore ha, spesso succede così, si scrive un manuale per le università, poi si taglia e si fa diventare per le scuole superiori, poi si taglia ancora e diventa per le scuole medie. Questo è un tipico manuale dove non c'è controllo lessicale. Dove non c'è controllo lessicale, chiaramente le difficoltà sono molto più grandi. Il ruolo del paratesto, se il paratesto funziona bene come articolazione, appunto come immagini, didascali di supporto, eccetera, questo può aiutare. Le conoscenze che abbiamo già detto, enciclopedie richieste, e poi evitare assolutamente i testi essenziali. Spesso si pensa, siccome è straniero, gli do un testo ridotto. No, il testo ridotto è peggiore del testo complesso, perché sul testo ridotto non puoi fare nulla. Non hai elementi contestuali, perché il contesto non è soltanto il contesto extralinguistico, è anche il contesto linguistico in cui compaiono. Più un testo è ridondante, più è possibilità di gestire questo testo. Chiaramente se è troppo ridondante non è più economico e quindi il lettore abbandona. Però ci deve essere un certo livello di ridondanza che è utile per imparare a gestire linguisticamente il testo. Altrimenti un testo molto sintetico, la sintesi non risolve il problema, è come dare il pesce invece che la carne da pesca. Mangi, però poi il giorno dopo non hai da mangiare, hai memorizzato un concetto, però poi ti resta solo questo, non hai sviluppato una capacità che è la capacità di acquisire maggiore padronanza nella lingua, ma non solo, maggiore abilità di studio, che è come gestire una complessità, che tra l'altro in una seconda lingua ci riportiamo fino a livelli avanzatissimi. Quindi, e qui lascio, poi chiudo il discorso perché poi lo riaprirà Matteo Lagrasse, che cosa possiamo fare per aiutare l'alunno a gestire il testo espositivo? Possiamo avere due strade, due prospettive diverse. La semplificazione significa agire sul testo, molto trovate anche in rete, eccetera. In questi anni si è lavorato su semplificare il testo per l'alunno straniero. Può avere una valenza in certi stadi, però, ripeto, è sempre molto vicino a dare il pesce e non la canna da pesca. Oppure possiamo farci ritare, cioè possiamo attuare una serie di strategie, che è quelle che approfondiremo dopo, che possano cercare di guidare, graduare, scomporre le difficoltà senza eliminarle dal testo. Quindi semplifichiamo non il testo ma il compito. E le due strategie possono appunto essere combinate, cioè in uno stato di stadio posso semplificare, in uno stadio invece più avanzato posso facilitare. Quindi chiudo qui la presentazione, introduzione dell'argomento, che tra poco poi riapriremo con i lavori di gruppo, e non lo so se ci sono domande, osservazioni, approfondimenti. Prego. Utile, molto utile.
perché permette di condensare in pochissime parole un concetto e quindi di andare ad analizzare e incominciarsi a proporre un lessico che è anche particolare perché tematizza il contenuto del testo. Altro, sì. Grazie. Rivedere i testi, soprattutto per la scuola media, dove c'è appunto una difficoltà dovuta sia ai concetti da veicolare, no? E anche all'apparato paratestuale da dover, come dire, spiegare per poter far agganciare i ragazzi. Ecco, io trovo che per esempio nei testi di storia sia quasi impossibile cercare di fare un'operazione di questo genere, quindi partire da quello, cioè ma partire Matteo vi testi. Pone la sfida dopo, ecco, ha portato due, sì, testi di storia. E questo è il problema grave, sì, non solo per i ragazzini con cittadinanza non italiana, perché è impossibile appunto poter anche graduare a causa di una mancanza di conoscenza enciclopedica totale, soprattutto per i ragazzini che provengono dall'Africa settentrionale piuttosto che dalla Cina, eccetera. Ma è proprio la difficoltà totale, proprio l'incomprensione totale su un testo di storia. Infatti non è un problema solo degli alunni stranieri. No, lo dico classe, proprio per questo, sì. Della classe multietnica. Quindi anche la mappa concettuale a cui si riferiva con la collega diventa veramente difficoltosa, cioè a cosa mi serve poi se io non ho... non sono riuscita ad aprire, no? Il concetto, il legame causa-effetto. Questa mi sembra una grossa difficoltà, io ce l'ho. Ora dopo ci cimenteremo tutti insieme sui testi di storia e quindi poi dibatteremo su questo, come se ci siamo riusciti o non ci siamo riusciti. Altre osservazioni? No, allora ti chiedo una cosa io, se non c'è nessun altro. Non mi fare domande difficili. No, non è una domanda difficile, ma è una cosa che mi ha messo in grande difficoltà, perché io colpevolmente non so niente di queste cose. Una mia studentessa universitaria cinese, che sapeva abbastanza bene l'italiano, è venuta da me e mi ha detto, portandomi i libri che io avevo messo in programma d'esame, che lei capiva tutte le parole, dice non ho nessuna difficoltà linguistica, ma non ho capito niente. Allora, io lo so che c'è un problema naturalmente di conoscenza enciclopedica, però si trattava comunque sempre di linguistica, erano concetti che lei bene o male aveva, non è che... Allora io lì per lì un po' presa alla sprovvista, perché questa voleva da me un consiglio, cioè voleva sapere come doveva fare a capire al di là delle parole. Allora io poi parlandole un po' ho capito, ma non so se mi sono sbagliata, che il problema era quello della riformulazione. E quindi alla fine le ho consigliato, mi è venuto in mente così, non so, di riscrivere. Parafrasando, organizzandolo in un altro modo, le ho dato da fare questo compito, le ho detto benissimo, il manuale è quello, lei capisce tutte le parole, mi dice che non ha capito cosa, provi a riscrivere, quindi individuando gli argomenti singoli, scomponendoli. Ha fatto una gran fatica, ma ce l'ha fatta. Il problema sicuramente, cioè, in questo caso è di gestione, la di gestione ma anche di gestione della sintassi, perché capisce le singole parole, però sì, poi non capisce i nessi, sì, no? Tra le vari sintagmi, cosa eccetera. Assunta, una cosa che può... No, ha una realtà. Se ci rifacciamo per esempio alla teoria di Pinneman, che si processano determinate, no? Prima le parole, poi le parole dentro i sintagmi, poi le sintagmi nelle frasi, l'ultimo stadio d'apprendimento sono i rapporti tra frasi, no? O rapporti tra proposizioni, prima e poi rapporti tra frasi. Evidentemente la ragazza gestiva delle singole unità, forse anche i sintagmi, ma non riusciva a gestire la parte più, diciamo, più articolata della sintassi, no? E questo gli creava dei problemi, anche perché un'altra cosa che non abbiamo detto è questo, che
negli stadi di acquisizione prima si apprendono le subordinate esplicite e poi quelle implicite. Perché? Perché sono meno trasparenti, chiaramente, no? Un A, quanti tipi di subordinate, B, quanti tipi di subordinate mi regge. Siccome però non sempre nei manuali di studio utilizziamo solo subordinazione esplicita, capire il nesso logico tra le frasi è difficilissimo. Oltre a tutto quello che poi è la gestione della testualità, per esempio appunto le catene anaforiche, l'organizzazione dei blocchi testuali, quindi... Quindi chiedere in modo sistematico esercizi di riformulazione. Questo l'aiuta, perché l'aiuta a riflettere sulla relazione semantica tra i vari periodi, e quindi per forza poi deve riuscire. Se sbaglia, capirà male, però servirà comunque a fare la riflessione che poi ti conduce alla comprensione. Sì, la studentessa cinese, va bene. Prego, porto il microfono. Ma perché io ho il mio. Grazie. Volevo sapere, secondo lei, quali sono le attività che facilitano l'acquisizione di un lessico più ampio, anche per gli italofoni, perché per esempio per quello che noto io c'è una discreta povertà lessicale che spesso non consente anche a noi di, diciamo, di riuscire a far leva su qualcosa che si conosce già per esprimere qualcosa di nuovo. Matteo, tu che suggerisci? Secondo me, io risuggerirei l'approccio lessicale. Tu che ne pensi? Lui è un esperto, molto più esperto di me di lessico. Poi spiego cosa definisce l'approccio lessicale. Attività per lo sviluppo del lessico ce ne sono molteplici. Innanzitutto bisogna distinguere se si vuole sviluppare il lessico ricettivo o il lessico produttivo. Quindi già per il primo l'esposizione a input linguistico testuale ricco potrebbe essere una buona soluzione. Poi individuare ovviamente delle parole di interesse su cui lavorare, la procedura in genere che è seguita è appunto il riconoscimento, la spiegazione del lessico, il riutilizzo, l'espansione, e quindi tutte le relazioni di significato che queste parole sviluppano. Quindi a partire da una parola si può lavorare sui sinonimi, sugli iperonimi, sulle parole complesse. Attività ce ne sono diverse, ovviamente tutto dipende dal tempo a disposizione e dallo scopo. Se io voglio lavorare sul lessico per rendere comprensibile al momento una pagina di un testo di studio, mi può semplicemente servire una glossa. Se invece voglio che questo lessico venga poi sviluppato produttivamente, posso adottare altre attività. L'approccio lessicale, in due parole, come dire, considera il lessico come uno degli aspetti linguistici un pilastro per l'acquisizione della lingua, e non vede particolari tagli tra il piano lessicale e il piano più strettamente grammaticale e morfosintattico, e quindi diciamo sviluppa propone tutta una serie di attività e di percorsi per lo sviluppo della competenza linguistica a partire dal lessico, non tanto a partire dalla grammatica e dalle strutture. E soprattutto non il lessico isolato, ma il lessico all'interno di o collocazioni, oppure quello che in inglese viene chiamato chunk, che non saprei tradurre, cioè blocchi di parole che hanno altra frequenza di comparire insieme. Per esempio, buttare la pasta. La pasta in italiano si butta e basta, non ci sono altri. Se non li impari insieme non posso imparare buttare e pasta, perché buttare la pasta non è la somma di buttare e pasta. Ci sono tutta una serie, no?
di locuzioni, appunto in più in generale si parla di collocazioni, perché il prossimo lessicale viene dall'inglese, o di chunk, non so se si traduce locuzioni. Sì, collocazioni e locuzioni. Per cui l'approccio lessicale appunto sostiene il fatto di non insegnare parole isolate. Sono venuti i rappresentanti a portarci i libri, la grammatica valenziale, Sabatini, però penso che sia una cosa praticamente impossibile se non ci fanno un corso di formazione, cioè presentare. È talmente semplice. Cioè, sì, è facile, ma non credo che sia facile, fare una purificazione del nostro modo di concepire la grammatica e poi di riferirla. E però penso che forse sarebbe una possibilità. Io, guardate, comunque personalmente ho spiegato a figli di amici, eccetera, la subordinazione a partire dalla valenza del verbo. E i ragazzi non hanno capito sempre, dice, finalmente ho capito che cos'era. Infatti, sì, sì, che non è possibile. Facciamo una lezione sulle nuove grammatiche per le scuole. Chiamiamo Carmela Camodega, che è la donna. Chiamiamo gli autori. Sì, buonasera. Senta, io volevo sapere, in base alla sua esperienza, sicuramente molto più vasta, sicuramente della mia, non è che anche, perché noi parliamo di stranieri facendo di tutta l'erba un fascio solo perché non sono italiani, ma credo, forse è solo una mia impressione da quella poca esperienza, ripeto, che ho, che magari da straniero a straniero anche il metodo, anche diciamo la predisposizione mentale di una cultura e di una lingua è diversa da straniero a straniero, e quindi magari un metodo che noi utilizziamo una fetta di loro non va bene, magari, non lo so, volevo conferma da lei, o comunque qual è una strategia, diciamo, migliore, ecco, che magari etnie rom, da cinesi, da romeni, ecco, hanno proprio predisposizioni mentali diverse, cultura diversa e quindi anche difficoltà diverse, e quindi magari lo stesso metodo per tutti non va bene. Certamente, purtroppo la classe multietnica ci costringe all'individualizzazione da un lato, dall'altro a cambiare metodologie di insegnamento, cioè la trasmissione della lezione frontale non funziona nella classe multietnica proprio per questa diversità, quindi occorre trovare altre modalità come l'apprendimento collaborativo e alternare momenti in cui il centro sono io e do istruzioni, informazioni, eccetera, e poi c'è una rielaborazione in cui l'apprendimento viene anche tra pari, non viene quindi soltanto perché io trasmetto. Paradossalmente, mi scusi se la interrompo, magari anche questi L2, no? Potrebbero addirittura venir fatti, diciamo, stessa etnia, ora mi scusi, io non sono puramente letterata come voi perché insegno matematica, però ho bisogno, vengo a questo corso, diciamo... Ce lo diceva, parlavamo più del testo scientifico. No, ma io sono qui proprio per capire, perché mi sono anche resa conto, ecco, quindi aspetti, finisco il discorso. La situazione migliore sarebbe una situazione... Anche prima, seconda e terza di una stessa tipologia di cultura, piuttosto che culture diverse, etnie diverse, origini diverse della stessa classe. Ma anche qui non c'è una ricetta, no? C'è un collega di didattica delle lingue, Paolo Balboni, che paragona la glottodidattica al medico. Dice: il medico studia la biologia, la chimica, l'anatomia, eccetera, per creare, per cercare soluzioni a problemi di natura sulla salute. Dice: chi insegna la lingua fa la stessa cosa, studia la linguistica, la pedagogia, eccetera, eccetera, per l'antropologia, per fare che cosa? Per trovare soluzioni all'apprendimento. Questo si può generalizzare anche per tutti gli insegnanti, no? Cioè non c'è niente di deterministico in didattica. Dato questo sintomo, questa
Dipende l'obiettivo a cui vogliamo arrivare. Possiamo avere dei momenti in cui far lavorare un ragazzo straniero con un italiano può essere favorevole perché quello spiega la lingua, gli fa da aiuto l'esperto. Un altro momento invece dove il focus è sul concetto e quindi si può trovare meglio lavorando con ragazzi della stessa nazionalità perché possono partire da quello che è noto per scoprire quello invece che è ignoto dal punto di vista astratto, eccetera. Dipende, oppure la pluralità dei punti di vista, persone di nazionalità diversa possono dare una pluralità di punti di vista che può essere positivo. Sicuramente quello che non è favorevole in una classe multietnica è appunto la comunicazione unidirezionale, l'insegnante che spiega e gli alunni che ascoltano, perché questo non permette di far sviluppare competenze e non amplifica i tempi di esposizione e manipolazione della lingua, perché si sviluppa solo comprensione. Forse da questo punto di vista noi, diciamo, di matematica e scienze siamo più facilitati, perché anche ormai credo che tantissime scuole, anche parlando con colleghi di altre scuole, si lavora in maniera laboratoriale, però è anche vero che solo questo secondo me è sbagliato, perché comunque, come diceva lei, il testo è uno strumento importantissimo e quindi va saputo interpretare, ma usare, utilizzare. E poi un'altra cosa volevo dire, che anche per i ragazzi che non sono stranieri, diciamo, mi sono resa conto, quando arrivano dalle elementari, ma ora perché insegno alle medie, magari loro diranno quando arrivano dalla scuola materna, non lo so. Noi dall'università diciamo quando arrivano dalla scuola superiore. Esatto, esatto, no? Però il discorso è questo. Prima domanda, noi l'italiano lo sappiamo parlare bene? Cioè i concetti che noi vogliamo far passare agli altri sono effettivamente chiari? Hanno veramente il significato quello che noi sappiamo esprimere effettivamente? Esatto, cosa che io ora in questo momento un po' l'emozione, un po' sono un po' in difficoltà. No. E poi anche perché? Perché i ragazzi non sanno proprio parlare, loro hanno problemi a leggere proprio un semplice testo anche di un problema di matematica, non sanno trovare i dati nel problema, cioè quindi. Ecco, proprio perché tante volte loro, sì, anche proprio in casa, non sono abituati a finire un discorso che magari viene sempre interpretato dal babbo, dalla mamma o anche dagli amici. Ah sì, cioè ci sono anche su internet queste scenette comiche che uno sempre dice de qua e là senza finire mai un discorso, no? Quindi anche questo è un problema, forse anche di solo abitudine a parlare, quindi bisognerebbe fare semplicemente molto molto esercizio, far fare loro degli esercizi. Sì, oppure di guidare, cioè noi spesso, questo è un male della scuola italiana, no? Che grazie. Siamo puntati ai contenuti, ma non ai mezzi con cui questi contenuti vengono appresi, perché quello che conta poi alla fine è raccogliere queste quantità di cose, no? Alla fine l'insegnante più bravo è quello che ha fatto più, ha fatto un programma maggiore, ma il problema non è quello, scusatemi. Ditemi, di voi, chi insegna storia non risponde, tutti gli altri che non insegnano storia, chi è che si ricorda dei fatti di storia che non siano la rivoluzione francese, la caduta dell'impero romano, cose di questo genere, la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale, chi si ricorda? La guerra dei sette anni, ci ricordiamo i dettagli della guerra dei sette anni oppure della guerra di secessione negli Stati Uniti? Nessuno di noi. Però qual è la cosa fondamentale che abbiamo imparato a scuola? È come si legge un testo di storia, quali sono le fonti, come andiamo a cercare queste fonti, come arricchiamo le nostre conoscenze se ci chiedono informazione, ma su questo non si punta. Si punta sulla quantità di nozioni che noi diamo e questo vale per la matematica e vale per altre cose. Cioè, se noi non diamo gli strumenti per poter accedere alla conoscenza, quella è la base di tutto. Poi naturalmente ci sono delle conoscenze, a mio avviso, poi loro mi smentiscono, non so, questa è la mia opinione personale, delle conoscenze che sono di base, quelle che quando all'epoca di De Mauro voleva fare appunto il curriculum di base, uguale per tutti, che sono il nucleo per poter costruire altre competenze. E poi ci sono delle conoscenze che variano nel tempo. Siamo, si dice, nella società della conoscenza, tutto diventa obsoleto dopo 5 anni. Che cosa insegniamo allora? Cioè tutto diventerà obsoleto quello che noi stiamo insegnando.
Quello che rimane è la capacità di imparare ad apprendere e quindi di saper distinguere una fonte autorevole da una fonte non autorevole. I ragazzi vanno in internet e pensano che Wikipedia sia uguale alla Treccani, non hanno nessuno. Ma anche di più, le risposte di Yahoo, se c'è una risposta su un problema grammaticale, Yahoo e la Treccani sono esattamente la stessa cosa. Questo è fondamentale invece riuscire a distinguere una cosa del genere, perché significa che tu sai accedere e sai distinguere le fonti del sapere. Devi riuscire a sviluppare un sapere critico, quindi sapere come si distingue un concetto che maschera con il linguaggio determinate cose, che viene mascherato con il linguaggio e altri no. Questa almeno è la mia opinione, quello che dovremmo cercare di dare ai nostri alunni e ai nostri studenti, appunto la canna da pesca e non il pesce. E quindi cose che a volte sembrano, sto perdendo tempo perché io, il mio alunno non sta facendo il programma, in realtà se ha acquisito delle competenze trasversali, il programma lo fa comunque, non è la quantità di dati che noi diamo, è la qualità, sì, delle cose che diamo. L'Invalsi ci frega, è vero. Però l'Invalsi va studiato, secondo me, perché bisognerebbe vedere quanto l'Invalsi entra in alcune competenze di base e far incrociare le due cose, no? Una parte sì, una parte dell'Invalsi c'entra. Oh, Donatella, posso rispondere io alla prima parte della sua domanda, se noi spieghiamo bene i concetti. Allora, non saremmo insegnanti se non ci facessimo questa domanda 10 volte al giorno. Per tutta la vita. Questa è la mia risposta ed è proprio quello che ci permette poi di spiegarle meglio la volta dopo. Per fortuna i processi di apprendimento non finiscono mai, se no sarebbe una tristezza. Questa è la mia risposta. Anzi, io direi, aggiungerei ancora, è il bello del nostro lavoro, secondo me. Che non è mai uguale. Anche il brutto, no? Nel senso che poi a me crea anche molti problemi. Ma insomma, la ricerca della spiegazione più chiara, più efficace, più... Intanto non c'è mai, secondo me, nella mia esperienza, il modo perfetto. Dipende sempre dall'uditorio che si ha in quel momento, con alcuni gruppi di studenti si ottiene un risultato migliore spiegandola in un certo modo, con altri è la nostra capacità, è la nostra ricerca senza fine, sta proprio nel riuscire a capire qual è la spiegazione migliore per il diverso gruppo di persone. Io recentemente, a proposito dei manuali, mi sento molto punta nel vivo perché recentemente ho scritto anch'io delle cose per un manuale per le scuole superiori e è stato duro quando la redattrice della casa editrice mi ha rimandato indietro i file con tutte le evidenziazioni in giallo, qui non si capisce, qui spieghi meglio, qui sciolga, questa parola non l'ha spiegata ed è stata una notevole ginnastica per me. Quella che già credo di essere una abbastanza chiara quando scrive, quindi parto già con un po' di presunzione. È stata una bella lezione, perché a quel punto mi sono dovuta impegnare e effettivamente alla fine aveva ragione la redattrice della casa editrice. Cioè quelle cose si potevano, con un po' di sforzo in più da parte mia, spiegare in modo più chiaro, inserendo le glosse quando ci volevano, usando la stessa parola non una volta sola ma due o tre volte in modo da costringere il lettore a mettere insieme i pezzi e cose di questo tipo. Bene, allora cominciamo questa attività che vedrà come l'altra volta un vostro breve laboratorio. Se siete d'accordo, visto i tempi, facciamo nella stessa modalità, quindi se non dovessimo o se non doveste finire il laboratorio potete sempre inviarmelo per posta elettronica e poi vi rispondo con dei commenti più specifici. Io volevo completare il discorso della professoressa Troncarelli relativamente alle modalità con cui si può
poi appunto in classe intervenire sul testo espositivo. Le principali caratteristiche linguistiche sono state accennate, io mi soffermo soltanto per dire che comunque il testo espositivo è quello che più di altri, come in parte è stato detto, si presta alla manipolazione, un testo con cui appunto si può lavorare, e si può lavorare didatticamente in due macro modalità, come appunto si stava finendo di dire Donatella Troncarelli, cioè mediante semplificazione o mediante facilitazione. Sono due modalità che tra l'altro non sono mutuamente esclusive, possiamo utilizzarle insieme. Anche a seconda ovviamente del livello linguistico degli studenti con cui lavoriamo. La semplificazione, in breve, non la adotteremo oggi, ha delle tecniche specifiche, è proprio un cambiamento, una manipolazione linguistica del testo secondo determinati criteri. Brevemente, uno dei più importanti, dei più comuni da considerare è l'indice di leggibilità del testo. Ci sono delle statistiche che peraltro potete trovare in un normalissimo, lavorando su un normalissimo documento Word, avrete delle statistiche di leggibilità. Che cosa sono in breve? Sono degli indici che vi dicono quanto un testo è comprensibile, e poi questi indici sono messi in rapporto con i vari livelli di studio. Quindi brevemente, appunto, se un indice ha, cioè se un testo ha un indice di leggibilità di 80, è ben comprensibile per gli studenti di scuola elementare. È un indice che viene calcolato direttamente da un programma informatico. Qual è uno dei grossi limiti di questo indice? Che lavora ovviamente con una formula matematica e lavora sostanzialmente sulla brevità delle parole e sul numero di parole per frasi. La brevità delle parole perché statisticamente le parole più brevi sono quelle che appunto percentualmente rientrano nel vocabolario, maggiormente nel vocabolario di base, quindi si assume che più breve una parola più questa è comprensibile. E il numero di parole per frase, il separatore è il punto fermo, appunto perché si assume che più lunga è la frase, maggiormente complesso sarà il periodo, maggiore sarà il numero di subordinate all'interno, eccetera. Questo è un limite, uno appunto si accennava poco fa, paradossalmente una frase con delle nominalizzazioni risulta più breve, quindi fa salire questo indice di leggibilità, però come si è detto la leggibilità non ha un rapporto uno a uno con la comprensibilità del testo, perché appunto bisogna analizzarla, ecco, questo è un macro indice, però appunto poi all'interno bisogna vedere perché l'indice di leggibilità risulta appunto più o meno adeguato. Se si eliminano gli elementi di ridondanza e quindi si abbrevia la frase, questo non contribuirà a rendere comprensibile il testo. Ciò detto, comunque, questo è un indicatore di massima di cui, volendo, si può tenere conto. E a partire da questo ci sono dei criteri per intervenire, per semplificare il testo. Non ci lavoreremo, quindi ve li accenno proprio brevemente, però in linea di massima quello di utilizzare frasi non superiori alle 20 parole, di lavorare, di sostituire per quanto possibile
le parole esterne al vocabolario di base con parole del vocabolario di base, di non usare per quanto possibile strutture passive e via dicendo. Ci sono dei criteri di facile lettura, come si è detto poi nella letteratura, che potrebbero essere rispettati per appunto semplificare questi testi. Tra l'altro, la strategia utilizzata dalla professoressa con la sua studentessa, mi permetto di dire, è utilizzata anche, è proposta anche all'interno delle scuole. C'è un bel testo di Chiara Moruso che si chiama In parole semplici, della Palumbo, che riporta proprio una serie di esperienze con ragazzini non italofoni, con studenti non italofoni delle scuole medie, degli esempi di semplificazione ragionata su testi di studio, e la fase successiva è proprio la riscrittura funzionale, la semplificazione funzionale di un testo fatta fare direttamente agli alunni. Chiaro che questo richiede del tempo, però è una strategia appunto che è stata adottata anche in contesto scolastico e dà dei buoni risultati. Questo per quanto riguarda, diciamo, la possibilità di semplificare il testo e di intervenire direttamente sul testo. Deve essere chiaro che questa non può essere la soluzione la soluzione ai problemi che pone uno studente non italofono in classe. Si può e si dovrebbe, a mio parere, ragionare di semplificazione in un'ottica di passaggio. Graziella Favaro, in tempi non sospetti, parlava di classe ponte, o di fase ponte, ecco, più che di classe ponte, spiegando proprio che la semplificazione va bene purché l'obiettivo ultimo sia invece quello di rendere lo studente autonomo in qualche modo, di sviluppare contestualmente una fruizione autonoma e un confronto con la complessità del testo che non può essere rimandata a tempo indeterminato. Però è chiaro che se vogliamo dare accesso a dei contenuti a uno studente con competenze linguistiche basiche, non possiamo metterlo di fronte a un testo di una complessità come quello del manuale scolastico, perché autonomamente in un primo periodo non sarà in grado di gestirlo. Quindi la semplificazione, a mio parere, è utile a seconda del livello linguistico dell'apprendente, ma comunque è una fase che va superata. Contestuale alla semplificazione è quello che su cui possiamo provare a lavorare oggi, può essere la facilitazione del testo. La facilitazione, come si diceva, non agisce sulla lingua, quindi non semplifica la lingua, non trasforma i tempi verbali, non cambia le parole del lessico comune nel lessico del vocabolario di base, via dicendo, ma lavora su tutto, diciamo, quello che è sul compito sostanzialmente, sfruttando un elemento della comprensione che è stato citato, che non è legato al testo in sé, ma è legato appunto all'enciclopedia, è legato alle preconoscenze dello studente, è legato alla capacità di capire gli indizi dati non solo dal testo, ma anche dal paratesto, che è praticamente tutto il corredo di cui ciascun testo di studio è più o meno ricco. Quindi mi riferisco
alla titolazione, mi riferisco all'uso del grassetto, all'uso del corsivo, alle tabelle, ai grafici, alle cartine, alle attività di studio proposte all'interno del, alle attività di riflessione proposte all'interno del testo. Ecco, lavorare su questi aspetti significa lavorare sulla facilitazione, quindi lasciare intonso il testo e lavorare appunto su aspetti di questo tipo, per esempio appunto sullo sfruttamento del paratesto. Vado molto veloce. La facilitazione può prevedere, e su questo io in genere insisterei molto, alcune attività di precontatto con il testo, e qui ce ne sono alcune, ve le metto soltanto come lista: abbinamento parola-immagine, brainstorming, ovvero è abbastanza vicino alle elicitazioni di ipotesi, ma comunque raccolta, diciamo, delle opinioni sul testo, dei concetti che il testo può evocare. Elicitazione di ipotesi, quindi chiedere allo studente di che cosa parlerà il testo, sulla base ovviamente dell'osservazione di una cartina, di una figura, di un titolo, eccetera. Presentazioni di parole chiave, tecnicismi verosimilmente nel caso del testo di studio, presentazioni di brevi sommari in forma di testo o in forma di immagini, e poi appunto anche domande aperte sul testo e mettere in relazione il testo con filmati correlati o con altre immagini, realia, eccetera. Tutte attività, diciamo, di avvicinamento, di precontatto con il testo, che in qualche modo facilitano la comprensione del testo, non perché ne facilitino la lingua, ma proprio perché agiscono sulle competenze enciclopediche degli studenti. La comprensione del testo è data sia dalla comprensione del dato linguistico del testo, sia appunto da aspetti esterni, dalle proprie preconoscenze. È un processo che in psicopedagogia viene definito comprensione del testo top down, o cioè dall'alto o dal basso, sostanzialmente, quindi proviene dal testo o da aspetti esterni al testo. Per quanto riguarda poi, dopo la lettura del testo, alcune attività di comprensione possono prevedere ricorso a glossari o a dizionari. Tra l'altro, trattandosi di studenti non italofoni, si può anche operare un confronto interlinguistico su alcuni termini. La riorganizzazione delle parti costitutive del testo e il raccordo tra i contenuti del testo e altri supporti, quindi sottolineare appunto la relazione tra i contenuti del testo ed altri supporti. Va bene, su questo non mi soffermo, solo per dire che anche il quadro comune europeo che abbiamo citato, che Massimo Palermo ha citato anche nelle scorse lezioni, va, diciamo, nella direzione che abbiamo cercato di sottolineare oggi, cioè sostiene l'importanza del saper apprendere, quindi sostiene l'importanza di sviluppare anche queste abilità di comprensione
del testo, se riferiamo questa citazione al nostro caso. Le abilità di studio sono quelle che possono essere sviluppate appunto con il contatto con il testo espositivo, ce ne sono diverse e faccio veloce accenno soltanto al riassunto, alla sintesi, ce ne sono diverse che possono essere sfruttate. La sintesi potrebbe essere una di queste ed è un'attività non solo di verifica, ma anche proprio di facilitazione della comprensione del testo. Se si insegna allo studente a fare una sintesi efficace, si sta sviluppando la sua abilità di comprensione del testo. Io devo andare anche abbastanza veloce, così passo, come dire, la parola al vostro lavoro. Questa è una citazione da un vecchio articolo dell'89, ma mi sembra ancora valida, che dice che appunto la sintesi è probabilmente il sottoinsieme più importante di un gruppo di testualizzazioni scritte che si riconoscono in una più generale scrittura per capire, intendendo cioè quella scrittura che è posta al servizio della comprensione e della memoria. Quindi il riassunto visto non come attività di verifica fine a se stessa, ma proprio come un'attività di scrittura finalizzata alla comprensione del testo. Perché appunto, ovviamente, richiede l'abilità di saper leggere o di saper ascoltare nel caso di un testo orale e l'abilità di saper prendere appunti. Le fasi che possono essere seguite nella scrittura di un riassunto sono appunto quello di leggere e comprendere il testo input, di riuscire a selezionare, a gerarchizzare, a mettere in correlazione le informazioni in base allo scopo e al destinatario e di scrivere e di revisionare il testo elaborato. Queste sono le tre macrofasi per la scrittura di un riassunto. Poi queste slide, come le altre, ovviamente ve le invio, quindi potete prendere appunti ovviamente, però insomma li avrete a disposizione. Salto perché il tempo. Oh, scusate. Quindi, diciamo, un'attività preliminare alla stesura del riassunto è quella di individuare il tipo di testo con cui ci si confronta, di identificare l'argomento e i contenuti principali del testo, i nuclei informativi essenziali e di saper stabilire relazioni tra le informazioni allo scopo, sostanzialmente, di scrivere un testo che abbia appunto le stesse informazioni essenziali del testo di partenza, ma che sia più breve. Io vado. Sì, sì. E o è un'attività. E poi, per questa cosa qui, cioè, una cosa che sembra sciocca, ma io ho visto la mia esperienza con gli salotti, l'argomento, cioè questa cosa che sembra un po' così, ecco, specifica, cioè dire prendi un testo, anche una parte del testo, dimmi qual è l'argomento. Assume fino a una certa età, poi è molto difficile, per cui per uno straniero
semmai si affronta e si schematizza, no? Come è stato detto, cioè io sono più sulla linea delle macchie concettuali di Nova, allora si individua la struttura concettuale e si elabora in questo modo, ma evitando il riassunto, perché il riassunto, sto parlando della scuola media, ma poi alle superiori uguale all'università lo stesso, è una via per imparare il riassunto, cioè io mi devo fare il riassunto della morfologia di Ross, cioè, no? Quindi, ecco, questa cosa francamente mi ha un po' sconcertato. Ok. Allora, provo a rispondere. Riassunto come attività di verifica pura, non lo vedo funzionale, sostanzialmente. E quindi è chiaro che non posso proporre a uno studente un testo e di fare il riassunto. Se però appunto propongo un percorso guidato che porta anche all'elaborazione di un testo di sintesi, non come appunto strumento di verifica, ma come percorso che prevede dei processi importanti, quindi la comprensione di un testo, l'individuazione delle informazioni principali, la capacità di mettere in relazione queste informazioni, di gerarchizzarle e poi alla fine di scriverle, ecco, un percorso di questo tipo mi sembra che sia facilitante per la comprensione di un testo. Capisco che è complesso il proporlo. Certo. Quello che spesso propongo è di partire da queste mappe, da delle parole chiave evidenziate e spiegate naturalmente al meglio possibile, insomma, in classe, e poi magari cercare di farle verbalizzare inserendole in un discorso più articolato e più collegato e coerente possibile. Questo gli viene fatto fare, però solo su 3-4 parole che già riassumono concetti molto vasti, e di tanto in tanto, cioè bisogna un po' alternare, si può di tutto quello che si studia fare la sintesi, che già presuppone delle competenze anche di astrazione, di molto complesse. Vabbè. Sì, no, ovviamente la mia... La proposta non è quella di chiedere sistematicamente il riassunto di un testo espositivo, cioè non stiamo proponendo... La storia ce l'abbiamo con una frequenza notevole, cioè non si possono poi saltare degli argomenti perché ci mancano gli agganci, per cui se si pensa di semplificare sempre così, cioè a noi serve un metodo di semplificazione un po'... Posso fare una domanda? Sì. Con i vari metodi che utilizzate, alla fine come fate a verificare se l'alunno ha acquisito le competenze su quella parte di storia? Domanda. Intanto, quando si va a valutare è sempre molto difficile, no? Capire cos'è che valuti e quanto la trasmissione anche dei contenuti è avvenuta. È difficilissimo. Spesso ci si contenta. Ma con quale mezzo? Però non dico valutare, non ha parlato di valutare. Qual è il mezzo di verifica? Le interrogate? A volte sì, in base anche a quelle che sono le loro capacità, chiaramente, tenendo conto. Anche tenendo davanti una mappa e quindi appunto verbalizzando e cercando di collegare i contenuti
nel miglior modo possibile. Secondo me lì imparano anche di più, perché quando si trovano anche in difficoltà diventano più attenti anche alla correzione che deve essere fatta immediatamente. Mm-hmm. A quel punto non è più tanto valida l'interrogazione per una valutazione, appunto, ma per è come uno step, no, nell'apprendimento, per cui loro sono chiamati in prima persona a verbalizzare, certo bisogna tener conto anche della situazione emotiva, della situazione, però nella correzione immediata che gli viene fatto forse percepiscono anche dei connettivi, dei rapporti causa-effetto che erano rimasti a loro ignoti o difficili durante la spiegazione. Io ho notato che in quei momenti lì mettono insieme i pezzi. Nei momenti concettualmente. Sì. Però la mia domanda è questa, ma voi siete sicuri che sostenere un'interrogazione è più semplice che scrivere due frasi? Non è più semplice. Poi scrivere correttamente è un'altra cosa, scrivere correttamente è un'altra cosa, perché uno straniero non scrive mai correttamente. Però fa parte neanche se è laureato. Sì, espositivo e non narrativo, perché il narrativo, appunto, come dite voi, mette in campo una serie di competenze, se non altro anche quello con cui ora educano alle elementari. Prima, quindi, infine. Per cui arrivano che ti parlano sempre e poi e infine. Però almeno questi tre passaggini. Il test espositivo non ha un prima, quindi, infine, lo può avere logicamente. Quindi fare una sintesi anche per un italofono nativo spesso consiste nel prendere, non lo so, magari la premessa. Io insegno alle superiori e mi chiedevo, ho semplificato un testo di Pietro Verri. Non lo faccio per gli italofoni, ma tanto gli passerà questa semplificazione sotto banco, no? Questo testo diviso in gruppetti, loro dovevano analizzarlo appunto e tirar fuori l'argomento, che sembra banale, invece l'argomento, non a detta mia, ma anche degli studi che ci sono oggi, anche di questo programma Compita, che è l'italiano insegnato per competenze e letteratura, è la cosa più difficile, ed è vero, per cui addirittura fare una sintesi, secondo me, mette in campo delle competenze veramente elaborate. Per questo chiedevo, non per fare di fioretto, no? E dire allora cos'è l'obiettivo, il fine oppure il mezzo. Però è vero, cioè, se questa è un'attività che noi pensiamo venga fatta in modo curricolare, non voglio andarmi a lamentare davvero, però bisognerebbe avere una scuola diversa, cioè che uno prova a fare tutti i giorni, ma sostenuta anche da un'organizzazione proprio diversa. Cioè, proprio è un fatto, diciamo, appunto, di efficacia, quello di affrontare il test espositivo, il testo di studio, siamo partiti da quello, con una modalità che secondo me non è efficace, quella del riassunto. Ma sono convinta, appunto, ricito di nuovo Novak, che dà tutta un'altra direzione, ma anche Lucia Lumbelli, per esempio, in quel testo che ha scritto La comprensione come problema, che infatti dice evitiamo il riassunto. Ecco, io sono veramente convinta, però sono disposta a cambiare idea, diciamo, se... Sua natura non rimane mai fino a se stesso, è sempre manipolato. Lo manipolo quando lo racconto, lo manipolo quando prendo appunti, lo manipolo quando faccio una mappa concettuale, eccetera. Lo posso trasformare in un altro testo. Questo testo può essere più o meno articolato e può finire anche in una bellissima sintesi, ammesso che sia questo il mio obiettivo, quello di farle sintetizzare. Ma esistono delle vie intermedie di manipolazione. Le vie intermedie di manipolazione a che cosa servono? Servono a ragionare sulla gerarchizzazione delle informazioni all'interno del testo. Se non so fare questo, io non so fare niente sul testo espositivo.
Questa si chiama anche sintesi. Anche la mappa espositiva, anche la mappa espositiva di 9 è una sintesi, solo che non è una sintesi linguisticamente articolata, perché si basa sul concetto. Ma c'è anche la fase successiva, altrimenti non riesco mai a raggiungere. Poi alla fine. Diceva la collega che in certi casi si può richiedere un passaggio successivo per la riscrittura. La riscrittura anche di una sola parte, la riscrittura del tema, come dice lei, dipende dall'obiettivo che voglio raggiungere. Non bisogna pensare al riassunto come il riassunto tradizionale, cioè che vai a scuola e poi riassumi e studi il riassunto. È un modo per ragionare sul funzionamento del testo. Ci posso ragionare appunto tematizzando con il titolo, che titolo dai, un titolo al testo, perché devi capire l'argomento principale. Snoda i concetti con la mappa concettuale di Novak, oppure riscrivi una parte di testo scegliendo due informazioni, ti do un numero limitato di parole perché tu debba individuare questo, cioè lo intendiamo in maniera diversa, bisogna capirsi su cosa. Sì, infatti poi cioè, per gli studenti nelle due ancora di più, ma la scrittura finale è l'ultimo, eventualmente è proprio l'ultima fase della scrittura di una sintesi, e in ogni caso ovviamente non andiamo a valutare come dire, la correttezza del riassunto scritto, cioè a noi serve come processo per facilitare la comprensione del testo di studio. Detto questo, se poi appunto magari ci possiamo ritornare se abbiamo tempo, temo no, alla fine. Io volevo farvi vedere, vi ho portato delle unità di due testi delle scuole medie di storia e volevo farvene fare una veloce analisi cercando di concentrare la vostra attenzione sulle funzionalità delle immagini, sulla funzionalità del grassetto, dei titoli, delle didascalie e delle attività proposte all'interno di queste quattro pagine che vi darò, e elaborare almeno un inizio, e poi come vi dicevo potete darmi la stesura poi definitiva per email, un percorso che proponga un avvicinamento graduale, pensate ovviamente per studenti non italiani, che proponga un avvicinamento graduale al testo e che lo renda maggiormente disponibile a studenti stranieri. Ovviamente io sono a disposizione di eventuali chiarimenti. Vi chiederei di fare dei gruppi da 5 se potete, così.
ok. Se no, avete altri 5 minuti, poi magari facciamo un commento almeno di un gruppo in plenaria. E poi sulle vostre attività, ripeto, se volete, avete interesse a mandarmele, me le potete mandare per email e ve le commento per posta elettronica. Bene, c'è qualcuno che vuole venire a commentare l'unità che avete analizzato? Un rappresentante di un gruppo? Che non abbia ansia alla prestazione, ovviamente. Non c'è motivo di averne, ovviamente. Allora, noi partendo dal titolo, il successo dei commerci, l'Europa si riempie di mercanti, pensavamo di concentrarci sui termini mercanti e artigiani, per far capire appunto il significato di queste figure. Pensavamo di partire dall'immagine della pagina successiva, la raffigurazione di una fiera. E da una descrizione quindi dell'immagine, raccontare quello che si vede, le attività commerciali, il fatto che ci sia uno scambio di merci, uno scambio di denaro e merci, e arrivare quindi al discorso del mercante e della fiera come occasione di scambio appunto di merci, però
occasionale e in luoghi vari d'Europa, quindi probabilmente anche con agganci alla realtà che vive nei paesi d'origine eventualmente, e poi soffermarsi sul termine fiera. Tra l'altro c'è anche nel glossario una spiegazione, cercare anche di semplificare la terminologia e quindi evidenziare mettere in luce la figura del mercante come mercante itinerante che non ha una sede fissa, che si sposta di paese in paese, poi espone le sue merci, e in contrapposizione invece il mercante sedentario, che viene raffigurato nelle altre due immagini della pagina ancora successiva. In quella in alto il mercante che ha bisogno del baule con tutte le merci e soprattutto il denaro che che trasportava. Sì, e in contrapposizione l'altra figura, subito sotto, in cui c'è la lettera di cambio che permetteva di non portare con sé il baule. E poi non mi ricordo che cosa avevamo detto. Il discorso dell'usura. Sì, che è difficile, che l'avremmo non considerato, anche perché c'è una serie di implicazioni anche religiose che forse... sì, non... sì, anche perché c'è scritto, la chiamavano usura e la consideravano uno dei peccati più gravi, però perché? Ecco, a un ragazzo straniero gli devi spiegare, anche perché viene da un'altra cultura, cosa vuol dire peccato, il concetto di peccato, perché è collegato con l'usura, perché... specula sul tempo, il tempo appartiene a Dio e quindi è un peccato contro Dio, insomma è un discorso abbastanza sì, quindi pensavo proprio di eliminarlo poi come attività conclusiva ci chiedevamo all'inizio, no? C'è una chiave di lettura che questo ci piace molto, cioè cercare di immedesimarsi, se ti piacerebbe più di essere un mercante itinerante come Marco Polo. Ecco, ci chiedevamo se questo Marco Polo è già stato spiegato nell'unità precedente oppure no. Ecco, allora introdurlo così tu cur, magari lo straniero dice chi è Marco? È l'aeroporto, magari di Venezia, forse lo conosce perché è il nome dell'aeroporto. Infatti o lo mettiamo alla fine, cioè, alla luce di quello che hai letto, preferiresti essere l'uno o preferiresti essere l'altro? Però mentre leggi, sì, è un po', forse è formulato male. Sì. Vabbè, introduciamo. Sì, 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 ci è piaciuto abbastanza. Abbastanza semplice. Infatti l'abbiamo considerata la carta. La carta geografica. Sì. Però non sapevamo se dipendeva dalla qualità della fotocopia oppure. Se no non viene. Non lo so, ora purtroppo qui la graficamente si vede male, però vi assicuro che. Non è molto più comprensibile con una grafica migliore. E anche qui le principali vie commerciali terrestri, i principali porti, non capisco bene da dove si debba capire se un porto è principale o è secondario, perché graficamente sono tutti segnati nello stesso modo sostanzialmente, non c'è una leggenda. Quindi ecco, questo è un esempio di paratesto, a mio parere, poco funzionale. Sì. Anche perché poi, qui dice cantieri navali, ma non parla di porti. Non è immediato, diciamo, pensare che siano la stessa cosa. Quindi il paratesto a me non sembra particolarmente... Anche l'uso del grassetto,
anche l'usura del grassetto, se dovessi fare una attività di precontatto, che è possibile, per esempio non leggere tutto il testo, leggi soltanto le parole in grassetto e ipotizza di che cosa parla, ipotizza l'argomento del testo, leggendo soltanto l'uso del grassetto non è semplicissimo, perché mette insieme parole chiave come mercanti artigiani, che poi è l'argomento del paragrafo, con informazioni invece di tipo geografico, sostanzialmente Europa settentrionale, pianura francese e quella padana, l'Europa del nord, è un po', come dire, poco chiaro. Io ci vedrei più coerenza, cioè l'uso del grassetto dovrebbe avere una maggiore coerenza e identificare, sottolineare i concetti principali del paragrafo. Anche l'uso del titolo, devo dire, ha un che di vago. Compaiono gli uomini del denaro, per un ragazzino di prima media forse pensa a Draghi in questo periodo. Va bene, quindi ecco, non lo abbiamo analizzato dal punto di vista linguistico, però a mio parere dal punto di vista paratestuale è un testo che potrebbe essere molto, molto migliorato. Bene, qualcuno aveva un'unità diversa? Volete commentarla? Allora, noi ci sapeva l'Europa nella prima metà del Settecento. Diciamo che complessivamente abbiamo salvato poco, anzi forse niente, a partire dall'argomento. Dunque, abbiamo trovato una serie di problemi su questo testo. Prima, diciamo, dal punto di vista degli apparati, la cronologia che c'è qui sulla destra, che dà tutto un elenco di date con una serie di pace, senza nessuna gerarchia, e non ha poi, non c'è poi una corrispondenza tra queste date che vengono elencate e i fatti che sono raccontati. Poi l'apparato iconografico, si tratta di qualche immagine che è interessante perché sono immagini d'epoca, però non sono, anche queste non sono ben legate al testo. In particolare per riuscire a capire che cos'è bisogna arrivare al secondo rigo, che poi comincia dicendo: protetto da una serie di bastioni disposti a forma di stella intorno alle mura, virgola, il castello sforzesco ospitava le guarnigioni austriache. Cosa c'entra il castello sforzesco? Si scopre leggendo 6 righe dell'introduzione. Poi queste didascalie che sono di nuovo dei pezzi di storia, insomma veramente una tragedia, ma la cosa peggiore viene dopo. Perché? No, veramente questo qui è terribile, perché la cosa, diciamo, che è interessante poi, cioè il fatto che, come diceva la collega, il problema qual è? L'argomento, come diceva l'amica prima, l'argomento qual è? L'argomento è il vuoto di potere, cioè la crisi che si determina sempre nella storia, in particolare nel Settecento, a seguito di una successione che non è chiara. Questa cosa non c'è proprio per niente. In compenso, quello che c'è è tutto un elenco di nomi: Carlo II, Carlo d'Asburgo, Filippo, Carlo d'Asburgo, Utrecht, Pace di Rastatt, Vittorio II di Savoia, tutta una serie di personaggi
che nessuno, come diceva la professoressa prima, nessuno di noi si ricorda, figuriamoci i ragazzini, figuriamoci lo straniero. Quello che ci è sembrato interessante, e poi le altre pagine uguali, non ci sono. Quello che ci è sembrato interessante, l'unica cosa che abbiamo salvato sono gli appunti di studio a pagina 118. Ecco, che lì, solo questo però, perché la proposta dell'altra pagina invece è completamente senza senso, ma qui dice, sottolinea nel testo le informazioni sulla guerra di successione spagnola e dà le cose essenziali, inizio, fine, cause, schieramenti contrapposti, conseguenze. Certo non è semplice rintracciarlo, però la consegna perlomeno ha un senso. Quella della pagina successiva proprio, di nuovo si va sulle conoscenze grezze, cioè chi sono si chiede chi sono i sovrani i nomi dei sovrani di questi quattro stati alla fine della guerra di successione. Molto importante, direi che. E poi un'altra cosa sulla cartina di storia, dopo la pace da Aquisgrana può darsi che ci sia un prima, ma qui c'è solo un dopo, ecco, quindi la trasformazione non si vede. Poi avevamo trovato anche un altro problema, che era, un'altra cosa, forse può darsi che dipenda dalla mancanza di colore, però non è molto chiara l'organizzazione del materiale, cioè guerre di successione, nuovi equilibri, c'è uno e c'è un carattere. Poi l'instabilità europea, c'è un'altra fonte, poi si scrive in un altro modo, poi c'è la guerra di successione spagnola, un'altra fonte, c'è anche questi aspetti qui che dovrebbero essere facilitanti, in realtà sono abbastanza confusivi. Ho detto tutto? E poi parole... Per esempio, un'altra cosa, perché se ne è trovate 2000 di errori, di problemi, per esempio questa qua, titolo 1, poi ci sarà anche un 2, ma insomma non si è trovato, tra guerre e diplomazia. Allora, diplomazia non c'è in queste pagine che abbiamo visto, può darsi che ci sia dopo, però ecco, si diceva, sicuramente è stata una cosa che è stata un argomento spiegato precedentemente, ma magari un richiamo, ecco, per ricordare cos'era. Detto tutto, grazie. Vai. Anzi, se ci dici qual è l'autore, sì. Ora spegniamo la registrazione e ci facciamo dire l'autore, perché se anche noi avevamo osservazioni analoghe da su un'altra unità, e immagino anche lì. Io vi do, darò poi alla professoressa, per invia per email una... Un esempio invece di buona didattizzazione di un testo di storia per le scuole superiori, di un libro a cui ha collaborato anche Donatella Troncarelli, con una serie di attività di precontatto al testo, che appunto hanno sia lo scopo di facilitare la comprensione del testo stesso, sia proprio quella di far vedere la struttura e alcuni appunto elementi fondamentali per poter capire il testo di storia, che poi appunto è quello che immaginiamo debba essere presentato allo studente straniero, cioè lo studente ha anche necessità di capire la struttura del testo prima di focalizzarsi poi sulla lettura del testo specifico. Vi mando tutto il PDF. Sì.
direi di chiudere qui perché oggi abbiamo fatto più delle 6. Buona Pasqua a tutti. Vi ricordo, se qualcuno avesse voglia di presentare qualche esperienza didattica, così 10 minuti senza impegno, però secondo me per fare un po' di dibattito tra di noi potrebbe essere utile. Se me lo dite un po' prima dell'appuntamento del 16, io cerco di organizzare un minimo, avere un minimo l'idea di quanti vogliono farlo per organizzare i tempi. Grazie, buone vacanze a tutti.